Anticipazione il segreto, martedì 16 aprile 2019. Puntata pomeridiana su Canale 5. Prudenzio insiste con suo fratello e Julieta. Chiede loro di rimanere, almeno fino a che non avranno ricevuto i documenti per ufficializzare l'annullamento. In quel caso Raimundo non potrà più fare niente per impedirgli di vivere alla casona. Per Julieta però è meglio andarsene. Severo, Carmelo e Saul sono molto preoccupati per le terre di Las Lagunas. Le acque risultano avvelenate. Da chi e perché? La loro preoccupazione aumenta considerevolmente quando apprendono che Fernando potrebbe celarsi dietro tale sventura. Nel frattempo, Gonzalo scopre che il Messia si è rivolto di recente ad uno studio legale e che presto gli darà i soldi che ha chiesto. Irene raggiunge Anacleto per confermargli di essere interessata alla sua proposta lavorativa. Puntata serale su Rete4. Mattias riceve un messaggio urgente per conto di Isaac, con su scritto che il direttore della banca intende parlargli. Il guerriero arriva presso l'istituto e trova il banchiere che, con fare gentile e cordiale, gli dice di aver rivisto attentamente il suo caso e di aver cambiato subito idea. Otterrà i soldi richiesti. Quando poi rincasa, Antolina tace sulla mediazione che è riuscita ad ottenere e si mostra molto felice. Il ragazzo è al settimo cielo. Gonzalo raggiunge Fernando e gli dice di aver cambiato idea. Non vuole un assegno. Vuole i soldi, in contanti. E poi non dà più spiegazioni. Più tardi, quando poi il Castro incrocia Raimundo, lascia intendere che qualcosa di grande sta per accadere, ma non specifica cosa. Anacleto migliora la sua offerta per spingere Irene ad accettarla. La donna, quando torna a casa, informa ufficialmente suo marito di aver trovato finalmente lavoro. Potrà aiutarlo economicamente. Tuttavia è molto triste in quanto non potrà firmare a nome suo gli articoli che redigerà. Il merito andrà tutto ad Anacleto. Julieta e Isaac cercano di ingraziarsi di Raimundo, che però non tollera altro dispendio di tempo. Li vuole fuori dalla villa e anche subito. E si mostra inaspettatamente molto duro con loro. Dolores racconta attraverso la radio le avventure del suo viaggio in mongolfiera. Saul arriva con il risultato delle analisi delle acque di Las Lagunas.